di più. Ti amavo, sai, eri il mio uomo da rispettare, da voler bene. Sei andato via come una rondine, volando in alto senza di me. Sei andato via lasciando amaro nella mia bocca. Ci vuole te, ci grida il nome. Sì, il nome è tuo, ma inutile. Ti inseguono un nuovo giorno, ma un tuo ritorno non ci sarà. Se tanto buio nei miei domani, ma sto aspettando la nuova luce. Sei andato via come una rondine, mio qua è artista, questo è un artista. Ah, poi ci pensiamo. Vuoi dirci il tuo nome? Come ti si nasconde dietro la colonna? Prego, Edoardo? Feola, Edoardo Feola. Allora se ne venga un attimo ripreso. Sì. Vieni qua, dai. Un attimo perché mi vengono pure questi di Roma che sono stupendi e hanno la villa San Felice fianco alla mia, sono venuta apposta e non lo sapevo, ma sono sorpreso. Volete venire qua che vi riprendo, no? Perché no? Dai, vieni tu, dai. Angela, basta tipo come qui, no? Ecco, Edoardo Feola, un grande artista. Ci parli un po' della tua arte, dai. Ciao, prova a parlare della tua arte, Edoardo Feola. Io volevo parlare dell'amore. E parli dell'amore, quello che ti va. Di latina. Da latina, sì. Scusami, No, io dell'amore ho tutto da imparare, sì. Quindi per esempio stasera ho preso delle cose che non immaginavo. Non so, c'è sempre da imparare in amore. E io cerco di imparare il più possibile. Cosa hai imparato? Per esempio qua ho imparato, dai. Stasera che ho imparato? Che hai imparato?
Allora, imparato, intanto che è bellissimo vedere le cose dalla prospettiva che avete voi donne. Ah, ecco. E qui è forte questa cosa. Sapete portare tutto in una dimensione che è quella più vicina alla realtà. Cioè, avete tanta fantasia, tante cose, riuscite a produrre cose bellissime, però nello stesso tempo avete quella concretezza che hanno le madri anche. Quindi veramente bello. Io mi sono trovato molto bene qui con voi, così preso da questa atmosfera. La famiglia di Focetrancia, parla di mio marito. Senta, ma lei, signor Favole, è un artista in che senso? Cioè dipinge, scrive, cosa? Dipinge, lei è un pittore? Allora, io sono parliamo di questo Renato che si nasconde. Ma è possibile la vostra vittoria? C'è una collettiva, no? C'è una collettiva? Noi abbiamo qui anche la nostra Salaicis, che è tutto il mondo. Lei. Come si pronuncia il cognome? Salaicis. Vengono da Roma, da Roma. Oddio, questo è su YouTube adesso. Certo. Vabbè, ora si è diventata nota. Verrai anche su YouTube di Ischia di Roma. Abbiamo 43 milioni di persone. 40 milioni di fan. Posso andare adesso? Perché? Non è